tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito, scusate lo sfondo di questi ultimi video che sto facendo in cucina e non di là in veranda, perché non c'è mai una luce che mi soddisfi. E quindi scusate lo sfondo, ma perlomeno riuscite a vedere qualcosa. Allora, ragazzi, oggi faccio un video su richiesta. Me l'avete richiesto su Instagram. Inoltre c'era un ballottaggio tra due argomenti e mi avete votato questo qui. Dunque, non è un video che avrei mai fatto di mia sponte, perché il carattere del Chihuahua è un argomento un po', diciamo, controverso, perché se ne dicono e se ne sentono di ogni. Quindi avrei evitato di andare a trattare un argomento così un po' spigoloso, ma visto che a voi interessa, diciamo, mi immolo per questa causa, sperando di riuscire a rendere giustizia a un cagnolino tanto piccolo quanto complesso nel suo modo di essere caratterialmente. Voglio partire da una premessa, e cioè che c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, punto 1. Punto 2, come noi esseri umani, ognuno di loro ha una sua personalità che è unica al mondo. Quindi io ho 5 chihuahua, quindi al di là dei miei studi sulla razza, perché per chi non lo sapesse, io studio questa razza da quando ho 13 anni e quindi sì, insomma, l'ho studiata per tanti anni, teoricamente, ora ne ho 5, quindi ho anche abbastanza esperienza da aver comunque conosciuto comunque diversi chihuahua con caratteri molto diversi, perché tra l'altro non sono imparentati tra loro, tranne Robin, che è figlio dei miei due cani, e hanno linee di sangue diverse. Per chi non lo sapesse, la linea di sangue dipende da... Non ve lo so spiegare in parole povere. Comunque, la discendenza è la linea di sangue, ok? Quindi, anziché dire linee di sangue diverse, potremmo dire da discendenze diverse. E detto questo, ragazzi, lo standard del Chihuahua dice che è un cane svelto, vivace, coraggioso. Boh, penso solo questo, in realtà non dice granché. Però, ragazzi, il punto è che lo standard dice anche che le orecchie devono stare dritte su, però ogni tanto capita quel cagnolino che le orecchie le mantiene basse anche da adulto. Lo standard dice che si parte da 1,5 kg e si arriva a 3 kg, ma esistono comunque chihuahua di 1 kg, anche di 900 grammi, ed esistono chihuahua di 4 kg, anche 4,5 kg. Quindi lo standard dice... Uncino mio amore, per favore, tu stai lì, sta sopra la spalliera del divano e guarda fuori, che c'ho la veranda tutta a vetri, e lui guarda fuori e quando passa qualcuno gli fa il suo abbaietto. Per evitare ciò basta chiudere in realtà la porta, però a me piace così. Sì, dai, abbaia pure. Vieni qua, amore, vieni qua. Ok. Questo qua è un chihuahuone, è molto grande, è fuori standard, però è puro, ha il pedigree e proviene da, ha delle linee di sangue molto importanti, con campioni alle spalle, allevamenti molto famosi qui in Italia. La mamma sua è tutta, quasi tutta Pasador e in parte Montezuma, quindi allevamenti molto importanti. Scegli, amore mio, perché se devi ballarmi sulle gambe, lui quando mi vuole calmare mi fa così, perché gli ho insegnato a fare il saluto, e quando lo fa io gli faccio i complimenti. Allora ormai per calmare, per qualsiasi cosa usa questo saluto. Vabbè, detto questo, mamma mia, che muscio. Detto questo, ragazzi, dicevo che lo standard dice tante cose, ma non sempre questi cagnolini rappresentano lo standard in tutto e per tutto. Questo
questo non perché lo standard sia sbagliato, ma perché in realtà lo standard è qualcosa a cui gli allevatori devono tenere, è una cosa di cui devono tenere conto nel momento in cui selezionano. Quindi, se gli allevatori, diciamo, fanno il loro lavoro bene, i cagnolini rispetteranno lo standard sia morfologicamente, quindi l'estetica, sia caratterialmente. Però ragazzi, la genetica, cioè, non è così facile che tu accoppi due cani che hanno il carattere, completamente in standard e quindi tutti gli altri cagnolini e i nipoti, bisnipoti, eccetera, bisnipoti si dice, non lo so. Comunque, non è detto che tu selezionando, otterrai cagnolini con quel carattere lì, assolutamente. Detto questo, quindi se voi prendete un cane con pedigree, è probabile o comunque molto probabile che rispetti quelle caratteristiche caratteriali. Se prendete un cane senza pedigree, solitamente questi cani non hanno una selezione alle spalle. Quindi, non avendo selezione, anche se il sangue può essere puro, difficilmente saranno rappresentativi della razza perché sono cose volute dall'uomo. Non è che i Chihuahua nascono così come oggi li vediamo, così come tutte le razze canine nascono tutte dalla selezione umana. Detto questo, facendo una premessa di 6 minuti, sti Chihuahua caratterialmente nella vita di tutti i giorni, come sono? Allora, i Chihuahua sono essenzialmente, solitamente, sono molto buoni, sono cani estremamente docili. Difficilmente un Chihuahua ha un'indole aggressiva. Sono cani che non hanno una spiccatissima dote da cacciatori, ok? Istinto predatorio. Il Chihuahua ultimamente, comunque negli ultimi anni, non è stato più selezionato per la caccia, motivo per cui non hanno un senso predatorio forte, non hanno un'elevata aggressività, soprattutto nei confronti dell'uomo. Poi, se noi parliamo di Chihuahua nei confronti degli altri cani, lì è un altro paio di maniche, non sono solitamente, ci sono sempre le eccezioni in tutto quello che dirò in questo video. Solitamente non sono cani che vanno particolarmente d'accordo con gli altri cani. Diciamo che hanno un po' la puzza sotto il naso, diciamo che sono razzisti, nel senso che se proprio devo avere la compagnia di un altro cane, che almeno sia un chihuahua anche lui. Sì, loro preferiscono la compagnia di altri chihuahua. L'ho notato subito con Robin che quando è in giro per strada non si fila nessuno, cioè non calcola nessun altro cane, manco li guarda. E quando per la prima volta ha visto Merida, io ho fatto il video del primo incontro e era felicissimo, ragazzi, cioè era il cane più felice del mondo perché ha visto un altro chihuahua. Quindi nei confronti delle persone sono docili al massimo. Veramente si fanno fare di tutto, ok? Sono buoni. Quando mi chiedete, sono adatti ai bambini? No, per una questione di delicatezza, perché comunque sono molto piccoli. È un bambino al di sotto di una certa età, non può avere la delicatezza. Magari lancia il giocattolo e gli finisce addosso al chihuahua, lo ammazza. Quindi posso dire no. Per quanto riguarda questo punto, ma non per una questione di aggressività, perché normalmente appunto il Chihuahua nei confronti degli esseri umani è molto molto buono. E tra altri cani, soprattutto, non andranno d'accordo se è dello stesso sesso, soprattutto se sono due maschi. E poi sta anche a vedere quanto è, come si dice. Oddio, non mi viene il termine. Comunque, se me lo ricordo, ve lo metto in sovrimpressione. Allora, comunque,
Passando oltre l'argomento aggressività. Il Chihuahua è un cane intelligentissimo, sicuramente è un cane ubbidiente che si affeziona facilmente alla sua figura di riferimento, in generale nei confronti di tutta la famiglia, ma poi lui capisce chi è che realmente si prende cura di lui, quindi se in famiglia c'è qualcuno che gli dà da mangiare, lo porta fuori, lo pulisce e si occupa di lui in tutto e per tutto, quello per lui sarà la sua divinità, il suo dio. Amore mio, Gino, amore mio, vieni qua subito, in braccio, qua, sali. Ok. Detto questo, sono cani molto ubbidienti, sono cani che se gli dovete controllare i denti, le orecchie, eccetera, loro staranno buoni, se gli dovete tagliare le unghie, loro staranno buoni, lo vedete? È un pupazzo praticamente. E sono cani a cui facilmente potete insegnare qualcosa. In genere sono anche molto felici di imparare. Da cuccioli possono essere anche molto iperattivi. Amore mio, da cuccioli. Poi, dopo l'anno di età, solitamente iniziano a calmarsi e poi quello che ho visto io, che ho notato io, a 3 anni diventano proprio adulti al 100%, caratterialmente. Uncino! Devi fare il bravo! Devi fare il bravo e basta! Allora, dicevo, poi a 3 anni diventano anche abbastanza calmi, si giocano se voi gli lanciate il pupazzo, se voi comunque li abituate a giocare, perché se voi non ci giocate quasi mai, poi da adulti, se un giorno così vi viene di lanciargli qualcosa, loro lo guardano e vi dicono: ma che dovrei farci? Cioè, non gliene frega niente. Quindi, per quanto riguarda il carattere, si ama imparare. Da piccolo può essere un po' difficile insegnargli qualcosa perché sono molto iperattivi da cuccioli, quindi magari non tanto vi ascoltano, però io ho fatto una playlist sull'educazione del cucciolo. Se voi riuscite a motivarlo, quindi a farlo interessare a voi, a fargli capire che voi siete interessanti, anche da cucciolo riuscirete a insegnargli qualcosa. Io a Uncino l'ho portato a Dog Dance che aveva 2 mesi e mezzo/3 e fin da subito sono riuscita a insegnargli un sacco di cose. Idem con Emma, anche se appunto era molto iperattiva da piccola, sono riuscita lo stesso a motivarla. Robin non è particolarmente iperattivo, è stato iperattivo forse fino ai 3 mesi, poi si è calmato, non è iperattivo. Ogni tanto c'ha i suoi momenti di gioco, ma non è chissà quanto iperattivo. Merida effettivamente è un osso duro, è una pazza scatenata, però io sono tranquilla che ormai l'ho capito che anche i più scatenati comunque dopo l'anno iniziano piano piano a calmarsi. Poi dal punto di vista caratteriale c'è la questione abbai. Voi avete visto Roncino che quando passa qualcuno lui si mette là tipo sentinelle, abbaia. Allora, sono cani che in realtà non sono particolarmente abbaioni, ma se c'è qualcosa che per loro è strano, soprattutto loro tendono a capire tipo che ruolo hanno nel branco. Se loro pensano che nel branco hanno il ruolo di sentinella, loro vi avvertono. Se sentono un rumore strano, quindi la notte potete dormire tranquilli che nessuno vi entrerà in casa perché se qualcuno prova ad entrare, il vostro cane farà un casino allucinante. Però insomma, cioè, i rumori, le cose a cui sono abituati non scatenano il loro l'abbaio, capite? Quindi comunque chiamarli abbaioni secondo me è sbagliato. Loro fanno le sentinelle, non tutti quanti, appunto, io ne ho 5 e quelli Uncino è quello che più fa proprio da sentinella, si mette lì, eccetera. Però come vedete basta che lo richiamo e si ammutolisce perché è sostanzialmente ubbidiente. E Muccia è un pochino, cioè meno rispetto a Uncino,
Gli altri tre Chihuahua non abbaiano quasi mai, quindi comunque dire che è una razza di abbaioni mi sembra veramente esagerato, perché penso che poi tutti i cani di tutte le razze fanno da sentinelle, quindi se vedono che c'è qualcuno che passa davanti al proprio giardino, cose abbaiano. Cioè io qua ho tutte villette e quando passo mi abbaiano tutti i cani di tutti i vicini, di tutte le razze. E detto questo, ragazzi, allora abbiamo parlato dell'aggressività, dell'abbaio, dell'intelligenza, dell'ubbidienza. La dolcezza, ragazzi, la dolcezza è il loro punto fondamentale. Cioè, sono cani che veramente sono nei confronti degli esseri umani e a volte anche tra di loro, se fanno parte dello stesso branco. Qua sta succedendo un macello. Sento cani di tutto il quartiere che abbaiano. Non so cosa sta succedendo. Detto questo, ragazzi, dicevo che hanno una dolcezza veramente incredibile, una sensibilità. Cioè, ragazzi, loro vi capiscono. Cioè, se voi state male, loro lo capiscono, loro stanno attenti, vi scrutano, vi danno veramente un amore fuori dal comune. E la particolarità dei Chihuahua è che, essendo piccoli, potete portarli sempre con voi, li tenete molto più vicini rispetto magari a un cane di grossa taglia. Ad esempio, se avete una casa piccola e magari un cane di grossa taglia, magari, che so, quando siete in bagno non entra. Invece loro si infilano, perché il tempo che voi chiudete la porta, loro si infilano e praticamente vi stanno appiccicati H24, e quindi sviluppano con voi un legame veramente indescrivibile a parole. Solo chi ce li ha lo può capire. Sembra una frase fatta, però è così. E niente, ragazzi, io penso di avervi detto veramente tutto per quanto riguarda il carattere. Come accennavo all'inizio, ognuno di loro è unico dal punto di vista caratteriale. Io ne ho 5 e ognuno di loro ha un carattere diverso, però sostanzialmente sono tutti accomunati da queste caratteristiche che vi ho detto. L'unico punto che vedo che c'è proprio molta differenza è il coraggio. Perché si dice che sono dei cuor di leoni, ma in realtà ci sono anche alcuni individui di questa razza che sono dei coniglietti, nel senso che non hanno questo cuor di leone, non sono così tanto coraggiosi. E niente, ragazzi, stavolta penso di aver detto tutto, 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 tutto. Ovviamente, come sempre, io ci tengo a sapere il vostro pensiero, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti le vostre esperienze, se più o meno i vostri chihuahua corrispondono a quello che ho detto io, o descrivetemeli come sono caratterialmente. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi saluto con un grandissimo bacio!